smontato i bulloni perché devo rimuovere questo sedile. L'ho tolto perché voglio attaccare la telecamera qui. Col sedile davanti si bloccava la visuale. Oh! Sparco! Ho deciso anche di smontare gli stanziali perché voglio sentire come va senza. Questo di oggi sarà ufficialmente l'ultimo test drive della Mini prima di cambiare freni e assetto. Ciao ragazzi, bentornati. Che cosa facciamo adesso? Cambiamo le luci. Conversione a LED. Guarda che belle. Svecchiano tantissimo la macchina. Finalmente di notte a Roma ci vedo. Ora che è arrivato l'inverno ne avevo bisogno. Ce n'è per tutti i gusti. Long Life, Plasma White, Crystal White Racing, Blue Ice Racing, White Shock, Hyper Thunder, LED Angel Eyes, Iluz, All in One. Su questo bellissimo catalogo della Simoni Racing, che se non hai ti puoi andare a vedere le luci, te le puoi scegliere sul sito www.simoniracing.com. Alan mi ha mandato questo set di luci nuove per la conversione a LED e io finalmente di notte a Roma ci vedo. Quindi usate il mio codice sconto ODP15 per andare sul sito della Simoni Racing nel caso voleste comprare le luci nuove a LED per la vostra macchina. Ce n'è per tutte le macchine. Le ho montate e mi sono andato a fare un bel giro per la città eterna, Roma. Quanto è bella Roma di notte! Rimanete incollati perché nel video ci sarà il test drive della macchina, l'ultimo test drive prima di cambiare assetto e freni. Con un budget che va dai 5 ai 10 mila euro, ovvero quello che ho speso io per la Mini tra l'acquisto e le modifiche, potete veramente non competere, ma divertirvi, emozionarvi con una macchina che vale 10k piuttosto che una da 50-60. Oh, iscrivetevi al canale, gratis, è un click e lo dovete fare perché ormai a sto punto siamo più di 80.000, è diventata una comunità. Buona visione, ciao. Perché se vuoi sentire lo scarico suona così. Il distanziale da 16 mm che montavo rende la macchina bellissima, più muscolosa, cambia proprio il suo atteggiamento su strada. Però senza va indubbiamente meglio. È una lama, è una lama. Mia. 2000 euro l'ho pagata, 2000, e mi diverte più di quelle che ho guidato che valgono 100.000 euro. È quel discorso del rapporto peso potenza. Vedi, la cosa che mi galvanizza di più di questa macchina è il fatto che io l'abbia pagata 1950 euro più passaggio di proprietà. Poi, per chi non mi conoscesse, la macchina è stata restaurata da me e poi ho messo anche le mani al motore, perché questa è una macchina che crea non pochi problemi, va bene, lo sappiamo tutti, abbiamo attraversato un anno e mezzo insieme, un po' da Speed Lab, un po' da Officine Cuba per metterla a posto, ora facciamo le corna, pare che la macchina vada bene. Quindi il discorso, mi riallaccio, è che mi dà gusto, perché una macchina che con un budget di 10.000 euro circa, sia per il restauro, per l'acquisto, per il passaggio di proprietà e per anche la manutenzione del motore,
ha un valore tra virgolette di 10.000 euro. Molto più alto invece è il valore del divertimento che offre, perché in una strada misto lento, seconda, terza marcia, con un passo così corto e una macchina così agile, veramente mette in difficoltà delle macchine che costano il triplo. Ed è un mio parere, non voglio convincere nessuno di questo. Non c'è il cielo, è vero, non pesa molto. Comunque, non avendolo, avendolo rimosso, abbassiamo il centro di gravità. Sparco, tubolare, un sedile più leggero dell'originale. Anch'esso diminuisce il peso della vettura, che è di 1120 kg pesata sulle bilance, e poi anche è più basso. Infatti da fuori, se mi guardi nella Mini, mi dici: ma te sembri un nanetto, sono un po' ridicolo, me ne rendo conto, ma non mi importa. Il sedile più basso quindi permette di avere un centro di gravità più basso. Che è di fondamentale importanza quando si parla di tenuta di strada. Rapporto peso-potenza, questa macchina, come dicevo poco fa, 1120 kg con circa 190-200 cavalli, va forte. È un aeroplano, come avete sentito, e tiene la strada veramente come un go-kart. Decelero perché non si fa, però te lo chiama proprio, te lo chiama. Il colore della vernice di questa Mini è esattamente il blu della M2. Di notte questo colore qua spacca, è bellissima, ci sta proprio bene su questa Mini. Ora, il titolo del video: è l'ultima volta che la guido così, e che comunque si guida bene, non mi dispiace affatto, perché volevo fare un test drive, farvela sentire un'ultima volta con questo assetto e questi freni, perché nei prossimi episodi della Mini Cooper SR53 andremo a cambiare l'assetto, monteremo un assetto regolabile Bilstein direttamente tarato da casa madre a seconda dei miei gusti, delle mie esigenze, e un impianto frenante ABC che comprende dischi baffati con lo stesso diametro, però ovviamente più spessi, e tubi in treccia e pasticca yellow stuff. Madonna come gira, quanto gira poi. Belle buche, cacchio. Vi assicuro ragazzi che dopo aver guidato tante macchine, tante supercar, questa qui è una di quelle che mi fa pensare alla frase: non ti venderò mai, non ti venderò mai. Mi fai divertire, sei bellissima da guidare, puoi sfruttarla al 100% anche nelle strade di città, nelle strade di montagna. Fruibile, una macchina che va come un treno, divertente, divertente, divertente. Guardate come entra, poi con le Pilot Super Sport non ha sottosterzo. La frenata con questo impianto di serie fa schifo. È molto lunga la corsa del pedale, non ti dà fiducia, non c'è un buon feeling. Sentiamo come suona. Non c'è una telecamera sullo scarico. Questo è il suono che sento anche io all'interno dell'abitacolo. Dite.
Mamma mia. Che macchina. E chissà come sarà con l'assetto Bilstein e i freni nuovi. Sì, sarà qualcosa di incredibile. Non ci credo che vai così. Io ti adoro. Io ti adoro. Ti adoro. Riesci sempre a strapparmi un sorriso. E quando torno a casa, quasi mi dispiace di essere arrivato, perché gli voglio dare ancora qualche accelerata per sentire questo sapore, questo suono. Che macchina comunicativa. Rozza, rozza, anche se poi quando è uscita non era stata pensata per essere così arrogante, ma oggi che abbiamo messo il culo su questi nuovi bidoni super filtrati, il suo valore aumenta. Per chi è sensibile come me, come noi sul canale che amiamo queste Young Timer, allora sì, questa è una di quelle macchinette che dovete assolutamente comprare, ragazzi. E non ci guadagno nulla io a dirvi sta cosa, eh. Ci mancherebbe. Poi quando prendi una buca la senti, no? È scomoda. Però quando la guidi un po' al limite, perché al limite per strada non ci andiamo mai, andiamo in pista a fare questa cosa, ecco, quando la guidi per strada è una di quelle macchine che scendi stanco ma felice. Brava, brava! Ciao ragazzi, ciao, ciao a tutti, belli, belli del nord, del sud, della Sicilia, della Sardegna, io vi adoro a tutti.